Ecco Cristina. Ciao Claudio, siamo qui in vetta a Rognieda con la nostra mitica famiglia dei Giovannetti. Stiamo congedandoci dopo 12 anni che sono qui con noi e ci hanno rallegrato, ospitato e reso ancora più belle queste montagne. Beh. Adesso faremo un giro da tutti gli ospiti e chiederemo qualcosa sulla famiglia. Esatto, anche raccogliere qualche informazione, se sono contenti, se gli è piaciuto. Esatto. L'esperienza. Certo, okay. Anche compreso l'happy hour che stiamo facendo, che è proprio rappresentativo della ospitalità di questa meravigliosa Perfetto, famiglia. Perfetto Cristina, allora andiamo. Cominciamo dal Corrado Paio. Ecco. Mi dica. Allora, volevamo qualche impressione su questi anni di condivisione con la famiglia dei Giovannetti. Stia lontano, qui a Rognieda. Scusi. Cosa abbiamo da dire? Cose belle, cose brutte? Solo cose belle, solo robe eccezionali. Una sera ho mangiato una polenta qui che è la fine del mondo. Bene. Ma adesso sono a dieta e non posso più mangiare, devo morire. Va bene, accettiamo anche questo. Anche questo. Signore, salute. Come si chiama? Io. Nome? Gianatti. Ok. Rico. Allora, vogliamo sentire un pensiero su questa famiglia e su questo happy hour? Ma guarda, io posso solamente dire che siccome sono gente di, oltre ad essere di montagna come paese, ho vissuto una vita in montagna, ho conosciuto in montagna questa gente qui e penso che purtroppo mi dispiace che se ne vanno, perché no, mi dispiace veramente. Anche a noi, sarà una grande perdita. No, sicuramente sì, spero che sarà difficile, andrò dove vanno a cercarli. Andremo a cercarli. È gente che merita, è gente che sa fare il proprio mestiere. La signora? Perfetto. Ha già parlato lui per me. La moglie? È la, sì. Quindi giustifica. Si chiama? Nadia, bene. Sì. Emma? Grazie. Oh, bene, ciao. Ah, cosa volete che vi dica? Questa famiglia è stupenda. Poi veramente io mi sono veramente... Sono molto amica di Silvia, le voglio così bene. E poi c'è questa bambina bellissima che si chiama Anna. E poi abbiamo la Elena, che è la nonna meravigliosa. Stai un attimo dalla Elena. Grandi donne. Secondo me sono grandi donne, anche grandi uomini, però le donne qua hanno delle marce in più. Bene. Sì, sì, secondo me sono grandi quelle grazie, donne. Grazie. La CNN vi ringrazia perché siamo qua inviati da lontano noi, vero Claudio? Fate davvero un bel reportage. Il vino che diventa pericoloso. Grazie Emma. Ah certo, sono già ubriaca. Grazie delle belle parole. Ma quel bel signore. Quel bel signore là, quel bell'uomo nero. Buongiorno. Buongiorno. Ditemi cosa... Come si chiama lei? Domenico. Io mi chiamo Nene. Non mi dai del tu? Va bene, ti do del tu. Oh, Nene, dici scusi, qualcosa. Lei chi è? Io sono inviata col Claudio dalla CNN insieme alla Nina. Ok, benissimo. Allora, ditemi. Volevamo un'impressione su questo periodo di conoscenza della famiglia. Allora, diciamo che la famiglia De Giovannetti molto... molto professionale, molto ospitali, quando si arriva qui è come essere a casa. Bellissimo. Veramente sono delle persone stupende e la cosa ci dispiace molto che ci lascino, però li raggiungeremo ovunque andranno. Bene. Grazie a voi, grazie dell'intervista, buone grazie. Cose. Parte della famiglia Alex, non lo intervistiamo perché lui è parte integrante, molto bene. Basta solo uno sguardo, ok. Ok, andiamo dal... Andiamo da Piero. Dalla Rosa, da Piero, cosa ci dici di questa famiglia, di questa esperienza lunghissima e di questo happy hour? Una vita che li conosco da quando sono qua, dico che è dall'alpeggio, è gente apprezzabile, è gente brava, cosa voglio dire? Il Piero è stato un nostro salvatore. Certo. Quella volta che deve cambiare la ruota del camion, ho fatto tutto il RIS con una ruota bucata. E c'era arrivato il Piero. Non è arrivato al Piero, chi altri? Brava, vedi? La Piera, la ma, suona il campanello. Sulla Elena, la Piera. La mamma. Perché non pensava che sei arrivata la sua sorella. Scusa Elena, stiamo filmando. Rosa. È stata una piacevole sorpresa conoscere questa famiglia perché è eccezionale. Io sono entrata a far parte di questa grande famiglia solo quest'anno, però è stato una delle conoscenze molto molto
belle. Grazie dell'accoglienza, di tutto quello che ci offrono quando passiamo di qua. Grazie a te del pensiero. Ciao. Allora, un momento che filmiamo il nostro Dani. Dani è bravissimo, è parte della famiglia ed è già capacissimo di fare tutte le cose come l'Anna. Facciamo anche l'Anna. Ti chiami? Anna. Tu ti chiami? Daniele, bell'amore. Allora, proseguiamo con Claudio. Il nostro... Beh, cosa dire, che tutte le volte che veniamo in questa famiglia ci fanno sentire gente di casa, quindi è come se diventassimo anche noi parte di una famiglia. Ci spiace che se ne vanno e senz'altro andremo a trovarli dove andranno. Grazie mille. Anna? Mi associo mio marito, quello quindi che dice. Consideri che sia già buono quello che ha detto lui? No, sono d'accordissimo e sono affezionatissima a Silvia e spero che vada avanti su questa strada, perché è vero, i giovani vanno incentivati. Grazie. Che possono dire qualcosa? No, questo mai siamo affezionati. Ma ti chiami tu, scusa? Carlo. Qua siamo tutti affezionati, ci mancheranno, si mangia troppo bene. Basta. Grazie. Adesso dove c'è siamo? Il vichingo. Niente, basta solo una parola. Vuoi dire no. The best? Possiamo dire the best? Interessante. Vilma? Persone eccezionali, quindi oltretutto hanno dei prodotti super eccezionali e quindi le andremo sempre a cercare per i loro prodotti e per la loro simpatia. Grande Vilma, siamo bene, d'accordo. Grazie. Grazie. Niente, allora saltiamo? Bruno, scusa. Bruno, stiamo facendo l'intervista. Ciao. Allora, cosa ci dici di questa famiglia? Bellissima, bravissimi. Ci mancheranno, ma anche a loro mancherà molto Rognedda e tutta la compagnia. Sicuramente. Sono d'accordo. Però intanto ce la godiamo. Dai. Bravo. Grande Bruno. Ottimo. Andiamo. Allora. Abbiamo ancora qualche piccola intervista. Allora, siamo qua. Adesso, voglio capire come ti chiamo, perché per me sei Valeriano, ma nessuno ti conosce così. No, fregatene, fai come ti pare. Allora, dici cosa ci puoi dire di questa famiglia e di come ti sei trovato in questi 12 anni con loro, di questo happy hour che hanno organizzato a Rognedda. Bene. Perfetto. Sono perfetti loro? Siamo sempre stati... Beh, io no. Ok, quindi una bella esperienza. Certo. Grazie mille. Grazie. Buongiorno. Buongiorno. Guido. Mitico Guido. Mitico. Caprette. Caprette. Mi passi tutti settimana. Eccola lì. E come li troviamo, sti dei giovanetti? Bravi, perché impari da volta, almeno ogni tardi, ogni ta cercamo. Quello è belle persone. Belle persone. Ma il Guido è unico. Unico. E poi non si dimenticano certe cose, vero? Perché lasciano proprio un po' il segno. Sì, è così. E le persone di cuore si vedono e si riconoscono anche, no? Che... Ma riconosci, sì, eh? Sì. Mettiamo per nome anche da lì. È quello che dico. L'altro mi ha chiamato, poi ho capito qual era. C'ero anch'io l'altar di però. Sei rimì. L'altar culur, ma sei rimì. Eccoci, andiamo avanti. Mirko. Mirko. Sempre. Anch'io ho le mucche. Ecco perché è così esperta la signora. Mirko, una polpetta. Però sono gran brava gente e c'è da imparare molto da loro. Proprio lavorano bene. Lavorano bene e sono persone squisite. Sul piano umano. Sì, sono gentilissimi e tutto, e poi gente che c'è molto da imparare da loro. Grazie mille. Andiamo alla tua figliola, che adesso lei sarà titolare della nuova azienda agricola. Ma mangia tranquilla, prenditela con comodo. Beh, queste, guardiamo le polpette che sono fatte sempre. Siccome si mangia male in questo posto, anche le polpette meritano. Lei è la figlia di Mirko. Adesso si fa carico lei dell'azienda agricola. Bravissima, complimenti. Quindi è una start-up. Bene, allora complimenti e dici qualcosa di questa famiglia. Cosa ne pensi? Sono veramente delle brave persone e mi dispiace molto che
l'anno prossimo non ci saranno più qui. Bene. 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 Sì, Claudio. Gira limoni da Roma. Noi siamo Gira Limoni da Roma. Cesare, scusa. Cesare. Ma non sapete chi era? No. Questo qui è il capo massimo, ecco, ovviamente. Questo è il capo massimo dell'azienda. Ras. Veramente il tip top. Allora, stiamo perché il Cesare, sì, giustamente. E poi vogliamo dire un ipip urrà per il Cesare, che è fantastico, il fantastico capo famiglia di questa meravigliosa famiglia. Conduce bene. Sì, è bravo, sì, fa dei prodotti ottimi, come hanno detto tutti. Insomma. E fa tutto molto bene. E mi ha insegnato tante cose sulla malga, sulla mandria, su tutto. Adesso intervista un po' il Mirko. Mirko, abbiamo già intervistato. Adesso, Anna. Annina, cosa vuoi dire? Adesso tu? Ci saluti perché dobbiamo chiudere il filmato, quindi devi dire qualcosa tu. Ciao. Ciao. Fammi vedere. Chi è la bambina più bella del mondo? Chi è la più bambina più bella? Non ho sentito il ciao, Anna. Ciao. Bene, ciao. Okay, aspetta che concludiamo, facciamo l'inno insieme. Dai. Fratelli d'Italia, siete dall'emo di Cipro. Se cinta la testa, dov'è la vittoria che porta la chioma che schiava di Roma, il Dio la creò. Viva Rogneda, viva il Passo San Marco e viva i De Giovannetti, viva i nostri splendidi amici, viva! Ciao a tutti, ci vediamo a Passo San Marco con questa splendida famiglia, amici più che altro, grandi amici.